Una nuova edizione del Castello dei Lettori qui al Castello Malgrà. Esatto, 15ª edizione del Castello dei Lettori, prima di questa stagione ne avremo ancora una chiusura il 13 ottobre e quest'anno con qualcosa in più, perché quest'anno abbiamo ospiti credendari del Cerro che organizzeranno questa manifestazione medievale molto interessante a metà, fine insomma, di settembre, e in più abbiamo la calligrafia medievale con l'associazione Dal Segno alla Scrittura, che mostreranno a tutti la possibilità di scrivere, insomma, come si scriveva in epoca medievale. Sempre collegata alla mostra che abbiamo con il naso all'insù, presenti anche dei volontari, degli amici dell'Osservatorio di Alpette, che attraverso i loro telescopi con particolari filtri mostreranno il sole. E noi ovviamente con la nostra barca di libri per bambini, per adulti, insomma, libero scambio a tutti. E proprio con gli amici dell'Osservatorio di Alpette avremo due serate di osservazione qui al Castello Malgrà il 28 di giugno, chi vuole potrà venire nel cortile del castello, nel parco, adesso vedremo dove sarà meglio, per osservare gli astri, non è necessaria alcuna prenotazione, quindi libero accesso a tutti. Mentre la settimana precedente, il 21 giugno, questa osservazione avverrà presso l'Osservatorio di Alpette e lì invece è necessario prenotare attraverso i numeri che vedrete in locandina. La stagione è appena iniziata, sono ancora numerosi gli eventi che ci saranno a giugno, non solo questo. Esatto, abbiamo ancora due concerti della rassegna Il Pianoforte e i suoi amici, uno il prossimo sabato e uno quello dopo, quindi l'8 di giugno, sabato 8 giugno alle ore 21 con il coro Arte e Musica, e il 15 giugno, il sabato successivo sempre alle ore 21 con l'associazione Non Ensemble. I concerti sono ingresso gratuito, noi apriamo le porte alle 8:30, quindi diciamo a tutti venite numerosi, ma venite per tempo per non rischiare di rimanere in piedi.